una partita chiave perché la classifica era molto chiara. Eravamo a metà classifica, noni, a 3 punti da playoff e 3 punti da playout. Quindi la lettura direi che era abbastanza evidente. E sapevamo di venire a giocare contro una squadra che per le qualità, per il cambio allenatore, per quello che aveva fatto vedere anche a Trastevere, ci avrebbe impegnato. Venire qui. Per le qualità adesso. Per le qualità, per le Quali? qualità, per le qualità. Le qualità ci sono, non sta a me dirle, il Chieti è una squadra che ha giocatori importanti, ma io non voglio parlare qua del Chieti. Parlo della mia squadra, di quello che abbiamo fatto oggi, venire qui, andare sotto per un minuto in uno stadio dove la scorsa stagione abbiamo un po' perso la testa nella partita di campionato e avere questa reazione con questa lucidità, con questa anche tranquillità nel momento in cui siamo andati sotto e qualità tecnica che abbiamo messo in campo per noi è un segnale importante che dobbiamo cogliere, dobbiamo prendere questa vittoria che è venuta dopo 6 partite dove abbiamo fatto bene perché questa squadra ha sbagliato 20 minuti a Matese ed è stata punita e una lettura di una palla con il Senigallia ed è stata punita. Però il calcio è questo, lo dobbiamo accettare, e probabilmente oggi non è stata la miglior partita rispetto a quelle che non avevamo vinto, però c'è stata una fame, una voglia di vincere, una determinazione che in altre occasioni si è mancato. Il cambio di passo è avvenuto dal decimo della ripresa. Cos'è successo? Io direi che è stato un primo tempo equilibrato. Noi siamo, dopo il gol preso, abbiamo avuto una reazione subito importante, abbiamo avuto la fortuna, la bravura di pareggiarla subito. E nella parte centrale del primo tempo ci siamo abbassati un po' e il Chieti ha iniziato ad entrarci dentro con più insistenza. Nella ripresa meglio, concedendo poco. Prima del gol avevamo avuto occasioni importanti per andare a segno e poi nel momento in cui si era da difendere questa vittoria l'abbiamo fatto con i denti, con la fame e con la voglia di portare a casa il risultato pieno che ci mancava e consentitemi a nome anche della squadra di dedicare questa vittoria al nostro presidente che dopo Matese ha sofferto come tutti noi, ci abbiamo messo un po' per ridare una soddisfazione piena, ma oggi è giusto che se la goda fino in fondo. Come si chiama il presidente vostro? Vittorio Massi. Massimo. Massi. È come se vogliamo trovare il terreno nuovo, forse la squadra l'avrà anche già detto, bisogna chiudere le partite. Bisogna chiuderle, però ripeto, quando si iniziano che si è già sotto, è già tanto riuscire a vincerle, perché il Chieti si è aggredito in una zona di campo dove sapeva di poterci fare male. L'abbiamo pagata subito e poi sì, perché poi basta una palla sporca, basta una palla inattiva come l'ultima e può succedere di tutto. Non l'abbiamo chiusa, però oggi io mi sento di dire che abbiamo ritrovato i nostri punti di forza, che sono anche vincere partite così in equilibrio. Vedendo anche i risultati del Chieti delle ultime 7 partite, erano tutte 1-0, 0-1, 2-1. Quindi sapevamo che un episodio avrebbe indirizzato la partita e siamo stati bravi a portarla dalla nostra parte. Mister, ha detto che il Chieti ha delle qualità, proprio per capire, anzi, così capiscono anche gli altri, ma sono qualità inespresse in questa gara, se non sbaglio, perché lei ha Questo detto che abbiamo giocato serenamente, abbiamo giocato. Noi abbiamo Contro una giocato squadra che ha delle qualità. la nostra partita contro una squadra che ha calciatori Ah, importanti calciatore. e io mi limito a questo perché il resto non spetta a me. Io posso solo dire che venire qua a Chieti e vincere per il Porto d'Ascoli è un'impresa, per il rispetto che abbiamo di questa città, di questo stadio e del blasone della squadra. Come mai falla al 90esimo? Fallo è entrato non al 90esimo, ma Sì. all'82esimo. Serviva un attaccante come Stefano Spagna che desse meno punti di riferimento e che attaccasse più a profondità rispetto ad Amette, che è un giocatore di struttura e bravo in altri tipi di situazioni. Poi quando è entrato c'era da proteggere palla, c'era da far salire la squadra e lo ha fatto bene. Lo Spagna si è rivitalizzato proprio qui a Chieti, insomma. Un giocatore che si è guadagnato questa maglia da titolare in settimana. Ha fatto capire chiaramente che questa è una partita dove lui voleva essere presente e sul campo ha dimostrato quanto ha fatto vedere in settimana.